Questa iniziativa nasce dalla volontà di perseguire due obiettivi di fondo. Il primo è quello di contribuire al benessere e alla salute della popolazione carceraria e il secondo obiettivo è tentare di realizzare gli obiettivi di rieducazione dei detenuti che sono contenuti e consacrati nella nostra Costituzione. Noi riteniamo che lo sport sia uno straordinario e potentissimo veicolo di promozione dell'attività sociale e dunque sia uno strumento in grado di aiutare la popolazione carceraria, soprattutto minorile, a tornare in campo non soltanto dal punto di vista sportivo ma anche e soprattutto nella società, nella vita di tutti i giorni. Tutto questo rientra nell'ambito dei progetti che il CONI sta realizzando soprattutto per finalità di carattere sociale. Abbiamo già realizzato un progetto finalizzato all'integrazione dei migranti, oggi ci stiamo occupando soprattutto della questione legata appunto alla rieducazione dei condannati, a chi soprattutto tra i minori sta scontando una pena. Crediamo che lo sport possa dare un contributo davvero importante in questa direzione e ne siamo felici. Una seconda chance va concessa a tutti, soprattutto ai più giovani. Ci saranno ovviamente i nostri tecnici, i tecnici del CONI, ma anche i tecnici delle federazioni e degli enti di promozione che lavoreranno proprio per come dire, seguire i ragazzi durante le ore che settimanalmente si terranno sia all'interno dell'istituto penitenziario di Siano sia all'istituto penale minorile. Offrire delle opportunità di riprogettazione del proprio futuro a dei ragazzi che entrano nel circuito penale vuol dire cominciare dalle cose che molto spesso nella loro crescita sono mancate. E lo sport è una di queste cose di cui non hanno avuto opportunità di sperimentazione. Lo sport sembra una banalità, può essere una banalità, ma è così, è uno strumento di crescita perché insegna cosa sono le regole, cosa vuol dire muoversi con gli altri, cosa vuol dire una sana competizione senza scorciatoie. È uno strumento che educa alla legalità e alla convivenza democratica. Quindi offrire ai nostri ragazzi, che per una serie di circostanze spesso si trovano a vivere l'esperienza della giustizia, offrire queste opportunità vuol dire aumentare il pacchetto di opportunità che domani potranno spendersi quando rientreranno come cittadini.